una delle ultime grandi aree naturali dell'Africa vive una famiglia di cacciatori. Il branco del South Luwanga. Questa famiglia è in pericolo. È circondata da nemici. I licaoni vivono alla mercé dell'alternarsi delle stagioni. Se la famiglia vuole sopravvivere in questi momenti difficili, i giovani cuccioli del branco devono imparare a cacciare e in fretta. Crescere non è mai facile. Per questi cuccioli è una questione di vita o di morte. Nascosta in un canale nel South Luangwa National Park, nello Zambia, una femmina alfa ha dei cuccioli in fondo a una tana. Lei e il suo compagno per la vita hanno allevato diverse cucciolate. Molti dei figli più grandi sono ancora con loro, formando un branco familiare di 19 licaoni. È ottobre. Il culmine della stagione secca. Ogni mattina e ogni pomeriggio i licaoni partono alla ricerca di cibo. Cacciano all'alba e al tramonto, correndo dietro alle loro prede, le antilopi. Con le loro zampe affusolate, sono degli eccezionali corridori sulle lunghe distanze. Il branco caccia su una vasta area che copre oltre 500 km quadrati. Nel cuore del loro territorio ci sono le hot springs, le sorgenti calde, delle pozze alimentate dalla risalita delle acque profonde. È una tappa indispensabile per le mandrie di antilopi che migrano attraverso il territorio del branco nella loro strada verso il fiume Luangwa che si trova a ovest. Il branco è forte, pieno di cacciatori esperti. La coppia alfa guida la caccia. Il resto del branco e i loro figli si allarga all'inseguimento. Sono una squadra affiatata e fanno affidamento l'un l'altro per prendersi cura della famiglia. Mentre i ghepardi scattano, i leopardi tendono imboscate e i leoni hanno la meglio sulle loro prede, i licaoni invece non fanno che correre. Quando un licaone si stanca, un altro prende il comando. Insieme hanno la resistenza necessaria per sfinire la preda. Nel canale i 7 cuccioli aspettano pazientemente la colazione. Hanno solo 4 mesi, troppo giovani per unirsi alla caccia. Mentre la stagione secca avanza, diventano più sicuri e passano più tempo fuori dalla tana. Un paziente adulto rimane con loro per fare da babysitter, finché gli altri non ritornano vittoriosi. Riportano carne per i piccoli. Ma un pasto non fa altro che aumentare il loro livello di energia. La vita è un gioco che gli permette di affinare comportamenti che gli saranno utili una volta adulti. Gli avvoltoi sono dei buoni obiettivi per allenarsi.
Gli scienziati studiano il branco usando dei radiocollari. Questa è la terza cucciolata della femmina alfa. Si sta dimostrando una buona mamma, ma è un lavoro faticoso. Il branco passa il giorno riposandosi vicino alla tana. C'è sempre qualcosa di nuovo da sperimentare per i cuccioli. Dopo gli avvoltoi di stamattina, combattono contro squadriglie di api. Le api stanno cercando l'acqua e gli occhi e le bocche dei cuccioli sono sotto attacco. È tempo di andare. I cuccioli si uniscono agli adulti, lasciando dietro di loro la tana per la prima volta. Il branco è ora in grado di vagare in una zona più ampia, seguendo il loro cibo. I licaoni hanno bisogno di grandi aree dove vivere, ma sono rare. Il Luangwa nello Zambia è una delle loro ultime roccaforti, ma persino qui ci sono solo una dozzina di branchi. In tutta l'Africa sono in pericoloso declino con solo poche centinaia di branchi rimasti. Questa potrebbe essere una delle ultime generazioni prima dell'estinzione. Mentre si avvicina novembre, i temporali portano grandi cambiamenti nella valle del Luangwa. Durante questi mesi, la casa polverosa dei licaoni viene trasformata in un umido paradiso. Ovunque cresce nuova erba. Le antilopi si sparpagliano per la savana e i licaoni le seguono. Per qualche tempo scompaiono in un paesaggio inondato di paludi e isole. Da maggio cessano le piogge e ancora una volta il mondo dei licaoni comincia a inaridirsi. Anche il branco ha subito dei cambiamenti durante la stagione delle piogge. È passato da 19 licaoni a 12. Alcuni dei figli più grandi se ne sono andati per provare a formare una famiglia propria. E uno dei cuccioli è morto. I 6 cuccioli rimanenti ora hanno un anno, quasi le dimensioni di un adulto, ma sono ancora dipendenti dagli altri. In termini umani, sono degli adolescenti. I 2 genitori marcano il territorio insieme, riaffermando il loro legame. I cuccioli di un anno chiedono ancora da mangiare. Si uniscono alla caccia ora, ma sono più un ostacolo che un aiuto. Il maschio alfa sta invecchiando. I suoi giorni come cacciatore capo sono contati. Ma la madre è ancora forte e la famiglia la segue obbedientemente. Un puku solitario a una pozza d'acqua è un bersaglio allettante. Sfortunatamente i loro acerrimi rivali sono arrivati qui prima, le iene. Pesano il doppio dei licaoni selvatici e sono formidabili in branco, quando sono sveglie. Ma esiste una gerarchia intorno alla pozza. In cima, gli elefanti. Nessuno osa mettersi in mezzo. Le iene si spostano da un'altra parte per fare un pisolino, finché non scende la notte. Anche i licaoni trovano un angolo tranquillo per riposarsi mentre i colossi bevono a volontà. Quest'anno la coppia alfa dovrà affrontare una stagione secca molto più difficile. Questa volta gli unici altri cacciatori nel branco sono 4 dei loro figli più grandi di 2 anni. 6 cacciatori sono sufficienti solo per mandare avanti il branco. Hanno disperatamente bisogno che i 6 cuccioli di un anno imparino presto a cacciare, se la famiglia vuole sopravvivere. Si riposano
Stanotte gli servirà tutta l'energia per cacciare. Ma la pace non dura a lungo. Questo elefante è un maschio in preda ad eccitazione sessuale. Questo lo rende aggressivo, imprevedibile e molto pericoloso. Il suo testosterone è 60 volte superiore al normale. Sono 7 tonnellate di combattiva frustrazione. Per i cuccioli, sorprendentemente, non è un pericolo, ma una cosa divertente. Un gioco a inseguimento su scala gigante. L'elefante non li prenderà mai, il che semplicemente si aggiunge alla sua frustrazione. Tuttavia, ha lasciato un regalo. Tutti i licaoni amano lo sterco e rotolarcisi sopra, come sa ogni padrone di cane. Una teoria è: voglio puzzare il più possibile. Forse è per mascherare il proprio odore. In realtà non lo sappiamo. Un'altra cosa che i licaoni selvatici e i cani domestici hanno in comune è che giocano con i bastoncini. È qualcosa che pochi altri animali fanno. Secondo gli psicologi, imparare a conoscere gli oggetti favorisce pensieri complessi e coscienza di sé. Stiamo iniziando solo ora a comprendere quanto sono davvero intelligenti i licaoni. Il maschio e la femmina alfa sono più concentrati sul via vai intorno a loro. I puku sono la preda preferita di questo branco. Ma la mandria ha molti occhi e nasi e lancia l'allarme. Apprezzano molto anche gli impala, ma questi sono più atletici e hanno un altro vantaggio. Vanno in giro con i babbuini. Entrambi si guardano le spalle a vicenda. Mentre il giorno si consuma, arrivano i facoceri. Un facocero potrebbe essere un buon pasto ed è molto più lento sulle zampe di un licaone. Ma gli adulti hanno zanne spaventose e potrebbero sopraffare un leone o una iena, figuriamoci un licaone. Nel tardo pomeriggio la fame si fa sentire e la famiglia comincia a risvegliarsi di nuovo. Si salutano con versi cinguettanti. I licaoni selvatici africani hanno un sistema di comunicazione complesso, quasi come un linguaggio. Ci sono 18 tipi di richiami, con ronzii, vibrazioni e gemiti, che sono propri dei licaoni. Sono anche tra i meno aggressivi e tra i più giocosi di tutti i canidi. Raramente c'è qualche vero attacco legato al rango. I fratelli di norma rimangono insieme tutta la vita, spesso creando il loro branco insieme. Una delle femmine più grandi gioca con i cuccioli come se fosse una di loro e i cuccioli le solleticano e mordono la pancia. Ma è ora di mangiare. Il maschio alfa parte. La sua compagna smette di giocare e si unisce al comando.
È al crepuscolo che sono più attivi. Ogni sera possono percorrere oltre 30 chilometri in cerca delle mandrie di Puku. Nella luce che scompare, diventano creature delle ombre dal passo felpato. Cacciano prima di tutto con le orecchie, simili a grandi parabole che si girano a ogni suono. Nessun canide ha un udito migliore. Accortesi dei licaoni, le antilopi si disperdono. Ecco un tragefalo striato e un puku. Questo branco è specializzato nel creare caos nelle aree boschive. Non si stancano facilmente. E l'imbrunire non li ferma. Sono troppo affamati per arrendersi ora. Hanno bisogno di cibo. Bruciano molta energia. Il doppio di un essere umano, che è 3 volte le loro dimensioni. I 6 cuccioli di un anno seguono con entusiasmo, ma nella confusione e nell'oscurità non sono ancora di grande aiuto. La caccia comporta inseguimento dopo inseguimento, per chilometri. Potrebbero surriscaldarsi, il loro cervello si brucerebbe se non fosse per le orecchie che fanno da ventole di raffreddamento. Ma quando si fa più scuro, il vantaggio passa a favore dei puku. La loro visione notturna è più acuta di quella dei licaoni. Le iene e i leoni arrivano per il turno di notte. I licaoni, amanti del crepuscolo, devono fare largo. Le iene hanno dei giovani da sfamare, i cuccioli hanno solo pochi mesi. Le iene sono socievoli quanto i licaoni. Il clan è costruito intorno alla famiglia, però di fatto sono più strettamente imparentate con i gatti e gli zibetti che con i canidi. I licaoni selvatici aspettano l'alba per riprendere la caccia. La loro saliva risulta nera alla telecamera notturna. Possiamo vedere chi ha la massima attenzione. È la femmina alfa, la madre devota, e il fulcro di questa famiglia. Mentre l'alba irrompe, i licaoni selvatici entrano in azione. Prendono un puku alla sprovvista e lo intrappolano. Non mirano alla gola. Sono troppo piccoli per strangolare un antilope 3 volte la loro taglia. Ci vuole tutto il branco per impedire che il puku scappi. I licaoni devono mangiare velocemente. L'attacco ha inevitabilmente attirato l'attenzione. Le iene arrivano per rubargli il pasto. La famiglia riparte di nuovo, evitando uno scontro con i loro rivali che sono sicuri di perdere. Sono sempre in movimento, naturalmente itineranti. Usano una tana solo quando hanno dei giovani cuccioli. Il resto dell'anno lo passano a esplorare nuovi settori del loro enorme territorio. Forse muoversi in una zona nuova aiuterà i piccoli a fare esperienza. I gnari si spostano nel territorio di un grande leopardo femmina. È un felino feroce, molto più potente di uno di loro, ma i licaoni gli danno la caccia comunque. Alcune cose sono universali. Ma
ma non le danno la caccia come preda, ma come predatore rivale che compete con loro per il cibo. Lei potrebbe uccidere facilmente uno dei licaoni, ma non può affrontare tutto il branco. Intrappolata su un albero, aspetta fuori dalla loro portata. Alla fine si arrendono. Quando comincia a fare caldo, si riposano, a stomaco pieno grazie al Puku. Ma la colazione non soddisferà i cuccioli a lungo. Con il fresco del pomeriggio, la cerimonia dei saluti e del gioco include ancora chiedere alla madre il cibo, come quando erano piccoli 6 mesi fa. Ma lei non ha niente da dargli. Oltre al cibo, ai licaoni serve acqua. Verso il fiume rimangono delle pozze. I licaoni non sono passati di qui per un po' e le antilopi vengono colte di sorpresa. Queste pozze stagnanti si formano quando il fiume cambia percorso. Nella stagione delle piogge si riempiono, ma ora tutto quello che rimane sono magre pozzanghere. Bastano a malapena per una bevuta, ma continuano ad attirare gli animali. Gli elefanti non dovrebbero avere problemi a cacciare via i licaoni. Ma il branco mantiene la posizione. La coppia alfa fissa intensamente l'elefante e la famiglia mantiene il fronte. L'elefante sembra confuso e indietreggia. È qualcosa che i locali non vedono spesso. I cuccioli di un anno hanno tenuto duro insieme. La frustrazione degli elefanti cresce, ma nessuno si muove finché gli elefanti si arrendono. La famiglia sembra gioire della sua ritrovata spavalderia. Sono più coesi. Si muovono come branco, viaggiando a ovest verso acque permanenti e zone di caccia migliori. Il paesaggio intorno a loro sta cambiando. L'area boschiva è diversa, un po' più densa. E gli animali che incontrano sono sconosciuti. Hanno raggiunto le pianure vicino al fiume Luangwa. Sanno che nelle vicinanze di un fiume c'è più vita durante la stagione secca. Ma è tutto nuovo per i cuccioli. I Puku e gli Impala sono ovunque e vicini all'ultima acqua permanente nella valle. Ma non vuol dire che siano più facili da prendere. Le antilopi qui sembrano più diffidenti. Sono nervose
mantengono una distanza maggiore dai licaoni. Questo è un terreno di caccia popolare per tutti i predatori, inclusi i più grandi e più pericolosi. Il leone porterebbe via qualsiasi preda. I licaoni proseguono finché non raggiungono la fine della corsa. La coppia alfa ha guidato la famiglia alla riva del fiume Luangwa. I cuccioli non hanno mai visto nulla di simile. Il Luangwa è uno dei più lunghi e inalterati fiumi dell'Africa. La valle copre più di 50.000 chilometri quadrati ed è uno dei luoghi della terra più ricchi in quanto a fauna selvatica. Ai licaoni delle sorgenti calde sembrerà un'enorme quantità d'acqua, come a molti altri animali. Alcuni sono strani e minacciosi. Altri sembrano innocui, ma non lo sono. I cuccioli di ippopotamo sono sorvegliati dalle madri. Come bambini alla loro prima visita al mare, i licaoni non riescono a trattenere la loro curiosità ed eccitazione. Ai licaoni piace scavare, sotterrare il cibo o scavare per cercarlo. Sotto la sabbia trovano ben poco, ma c'è acqua fresca. Con l'arrivo del pomeriggio, la famiglia è pronta per altre sorprese. Gli ippopotami si dirigono verso le rive erbose per una notte al pascolo e una mandria di elefanti arriva per una bevuta serale. Dover avere a che fare con così tanti enormi vicini è un po' sconvolgente. I coccodrilli mettono soggezione, si nutrono di una gigantesca carcassa di un elefante. Ma la minaccia più grande risiede sul lato opposto del fiume. Una famiglia di leonesse, soprannominata il Branco Hollywood. Il canale le separa dai licaoni, ma lo attraversano spesso. L'acqua è profonda solo mezzo metro. I giovani fanno allontanare i cuccioli di un anno. La femmina alfa sfida le leonesse. Rischierebbe la vita per la sua famiglia. Il suo abbaiare intimidisce poco i felini, ma alla fine se ne vanno. È il momento di cacciare per loro. La madre coraggiosa ha difeso la famiglia, ma deve ancora nutrirla. I cuccioli sono di nuovo affamati.
quattro cuccioli più grandi, quelli di 2 anni, prendono il comando. Il fratello e le 3 sorelle sono quasi pronti per l'indipendenza. Per una volta, i cuccioli sono proprio dietro di loro. Lavorando con i loro fratelli più grandi, si dividono e aiutano a spingere i Puku verso la spiaggia. Una sorella maggiore ne ha preso uno. È un grosso Puku maschio e ha un disperato bisogno di aiuto. In un attimo, i cuccioli realizzano che la sorella maggiore ha catturato qualcosa e cominciano a capire di cosa hanno bisogno. È la prima cattura vittoriosa con il loro aiuto. Ma un'altra sorella è in missione. In lontananza, cattura un altro Puku. Non riesce a trattenerlo e ha bisogno di aiuto. Con il primo Puku a terra, i licaoni corrono in suo soccorso. Questo è quello che si chiama un lavoro di squadra. È una buona serata per i licaoni. Ma devono mangiare velocemente. Il trambusto richiama l'attenzione di predatori più grandi. Le leonesse hanno attraversato il fiume. Sembra che cacciare sulla spiaggia non sia stata la migliore idea dei licaoni. Mentre stanno divorando un Puku, un grosso coccodrillo ruba l'altro. Il branco ha fatto un buon pasto. Ma i cuccioli sono riluttanti a rinunciare a un bottino che è stato ottenuto con il loro aiuto. Forse non si rendono conto di quanto sono pericolosi questi rettili. Questa mossa è una pessima idea. Le cose peggiorano. Le iene sono in arrivo. Dietro di loro, le leonesse. Sono a caccia della preda dei licaoni e non ci penserebbero 2 volte ad attaccarli per rubargli il pasto. I felini vedono di notte in maniera molto più efficace dei licaoni. Il branco abbandona la preda, ma alle leonesse non basta. Vogliono i licaoni lontani dal fiume. Ogni predatore rivale è un problema. Fuggono lungo la spiaggia per mettersi al sicuro. La notte è stata movimentata, ma almeno si sono nutriti e, cosa più importante, i cuccioli si sono uniti alla caccia. Nel corso delle prossime settimane, il fiume Luangwa continuerà a calare e ad attirare un numero crescente di animali sulle sue sponde. Nonostante quanto accaduto con le leonesse, il branco di licaoni rimane vicino al fiume e i cuccioli diventano più capaci ogni giorno. Ma le piogge arriveranno presto e allora ci sarà acqua lontano dal fiume. Le antilopi si disperderanno e uccidere una preda qui diventerà più difficile. I licaoni rimarranno fino ad allora, ma la pressione adesso è alta, non solo per trovare del cibo,
ma per i cuccioli per imparare a cacciare. Questi ora aiutano regolarmente i 6 adulti. La coppia alfa e i 4 di 2 anni fanno ancora tutte le uccisioni. Ma i cuccioli formano il numero cruciale necessario. Il ritrovato successo del branco ha un prezzo. Tutti i leoni ora sono concentrati su di loro. Dopo ogni vittorioso abbattimento, i licaoni divorano quanto più possibile prima che i leoni e le iene arrivino. Perdono molti dei loro pasti. I leoni maschi sono per lo più spazzini. Non hanno bisogno di cacciare. Nonostante i pericoli e le frequenti perdite, la famiglia è riluttante a lasciare il fiume. La scuola di caccia è in piena attività. I cuccioli stanno diventando più forti, si stanno facendo i muscoli, stanno acquistando sicurezza. Quasi tutti i giorni le 3 sorelle più grandi di 2 anni guidano i cuccioli sulla spiaggia. Si lavano via le tracce della notte dal muso e giocano. È un modo per rilassarsi, ma anche per rinforzare i legami tra di loro e i ruoli che ricoprono nella caccia. È una parte importante dell'addestramento dei cuccioli. Le leonesse non sono mai lontane, una costante minaccia. Per i felini, i licaoni sono concorrenza. Ma sono anche a stomaco pieno grazie ai licaoni, meno pericolose quindi di quanto lo sarebbero se fossero affamate. La promessa della pioggia inizia ad attirare le antilopi lontane dal fiume, verso acque più tranquille ed erba più fresca. Anche per i licaoni è il momento di andare. I cuccioli sembrano felici. Ma le 3 sorelle più grandi si trattengono. Alla fine partono insieme per il lungo viaggio verso casa. Tornano verso le sorgenti calde. Durante il calore del giorno devono riposarsi. Le sorelle più grandi siedono lontano dai loro fratelli più giovani. Sono adulte adesso e pronte a iniziare a riprodursi. Quindi hanno una decisione da prendere. I richiami dei licaoni selvatici viaggiano per chilometri e le 3 sorelle sono in ascolto, forse per potenziali compagni. Il maschio si allontana dalle sorelle. Rimarrà con la famiglia più a lungo, aiutando i suoi genitori e i fratelli più piccoli. Ma le sorelle sono inquiete e per un momento sembrano incerte. Dovrebbero abbandonare la famiglia, il fratello e tutto quello che conoscono. Ma andarsene darebbe loro la possibilità di avere dei cuccioli propri. Decidono di proseguire da sole. Le sorelle resteranno insieme, viaggiando forse per centinaia di chilometri lungo il bacino del fiume Luangwa, alla ricerca di maschi nomadi della loro età o di un branco a cui potersi unire. Ora ci sono solo 3 adulti nel branco, solo 3 cacciatori competenti. 5 è considerato il minimo. I 6 cuccioli di un anno dovranno colmare il vuoto velocemente. Le capacità appena apprese verranno presto messe alla prova. Le prime piogge segneranno l'inizio di tempi magri per i predatori della valle. La partenza delle 3 sorelle non poteva avvenire in un momento peggiore. Ad aggiungersi ai problemi della famiglia, uno dei cuccioli è ferito, rallentando i loro progressi. Senza elementi sufficienti, non saranno in grado di abbattere le prede. Non si possono permettere di perdere un altro membro del branco.
I vincoli familiari costringono gli altri ad aspettarlo. È solo unendo gli sforzi tutti insieme che questa famiglia sopravvivrà. Stanno tornando alle sorgenti calde, dove tutti i cuccioli sono nati. Lì c'è dell'acqua permanente e alcune antilopi vi ritornano sempre. A bloccare il cammino, i bufali. I bufali sono aggressivi, ben corazzati, fatti per combattere i leoni. I licaoni non prenderanno mai un bufalo, ma i cuccioli devono fare pratica di caccia. Questo gioco di inseguimento è pericoloso, ma affinerà le loro competenze e accrescerà la loro sicurezza. I giovani licaoni sono senza paura. Lavorano insieme come una squadra, riuscendo a far spostare i bufali. Se riescono ad affrontare questi, sono pronti a fare qualsiasi cosa. Le piogge promesse non arrivano mai prima che la famiglia torni alle sorgenti calde. Una volta a casa, il maschio e la femmina alfa riaffermano il loro legame. Un cambiamento nel suo odore significa una cosa sola. È pronta per accoppiarsi di nuovo. Tra pochi mesi ci saranno nuovi cuccioli. Fanno la tana qui perché ci sono meno leoni e iene di quanti ce ne siano vicino al fiume, almeno in teoria. Anche i Puku e gli Impala stanno tornando, non più dipendenti dal fiume per l'acqua. Presto la femmina alfa si ritirerà nella sua tana. Il maschio alfa è vecchio ormai, non è più il cacciatore che era un tempo. La sopravvivenza del branco dipende dai giovani di un anno. L'addestramento è concluso. Sanno come dividersi e affiancare le loro prede. Sanno che devono solo continuare a correre. E alla fine il successo arriverà. Un giovane spinge l'impala dritto nelle fauci dei suoi fratelli. Per la prima volta, sono loro a procurare del cibo per la madre. Mangiano velocemente. Ben poco passa inosservato su queste pianure e non si sa mai chi può venire a cena senza invito. Le iene, i loro vecchi nemici. Ma ora il branco è sicuro di sé e insieme i licaoni tengono duro. Lasciano che le iene litighino per gli avanzi. Questi cacciatori possono sempre catturare qualcos'altro. Per questa famiglia, 6 giovani cacciatori sono abbastanza. Hanno raggiunto l'età adulta.
Sono pronti ad aiutare, a difendere e nutrire i nuovi cuccioli, quando arriveranno. Almeno per ora, il futuro sembra garantito per il branco del South Luanga. È un raggio di speranza per i licaoni selvatici in Africa.